Noi esseri umani tendiamo a dividere tutto quanto. Vi faccio un esempio, ti faccio un esempio. Molte persone, quando ricevo un messaggio dagli esseri di luce, mi dicono: sì, ma chi è che ti ha dato questo messaggio? Quindi se potessero, mi chiederebbero anche l'indirizzo. Gli esseri di luce vivono in un'altra dimensione, in cui è vero che noi possiamo arrivare a percepirli anche separatamente, ma quando tu accedi in questa dimensione, molto spesso tu li vedi come un tutt'uno, non si presentano per forza separatamente. Siamo noi esseri umani che tendiamo a dividere. Tra l'altro, noi dividiamo tutto perché siamo nel mondo della dualità. La dualità ci serve, noi abbiamo un ego che ci permette proprio di percepire la dualità. Quando siamo nell'altra dimensione da cui deriviamo, noi non percepiamo la divisione, il bello e il brutto, il buono e il cattivo, il bianco e il nero. Noi siamo in una dimensione di totalità, di unione, ok? Quindi, visto che noi abbiamo la tendenza a dividere, dividiamo anche la nostra vita. Dividiamo il sopra dal sotto, dividiamo la vita terrena dalla spiritualità, quando invece non è propriamente corretto, perché la nostra esperienza più spirituale è proprio la nostra vita. La spiritualità non è volare con gli angeli, non è meditare tutto il giorno, non è astrarsi e fuggire dalla realtà, ma è vivere la tua vita di tutti i giorni, è vivere la tua vita cogliendo gli spunti che la vita ti dà per progredire, per diventare la tua versione migliore, per andare oltre quelle che sono le barriere che hai posto, i limiti che ti sono stati imposti dal mondo in cui vivi e che magari tu hai accolto, hai accettato. E quindi ricordati che tutto quello che accade attorno a te fa parte della spiritualità. La spiritualità è qualcosa di molto concreto, che fa parte di tutta la tua vita. Non è qualcosa di scollegato dalla tua vita. Molte persone, tra l'altro, parlano del mondo reale parlando del terreno, delle cose che si possono toccare. Ma questo non è il mondo reale, questa è una parte del mondo reale. Anche il mondo spirituale e le altre dimensioni, che magari non so se tu puoi vedere, sentire o percepire, ma ci sono e sono reali tanto quanto questa. Anzi, questo viene chiamato il mondo dell'illusione. Quindi rivaluta quello che è il tuo schema nel concepire la vita e l'esistenza, perché c'è molto di più rispetto a quello che normalmente cogli. Con la Divine Connection tu questo lo puoi arrivare a sperimentare, perché sto parlando, ti sto dicendo delle cose che tra l'altro ho appreso con l'esperienza e tu puoi fare la stessa esperienza, nel senso che tu puoi fare la tua esperienza per sentire quello che ti sto raccontando, per fare la tua esperienza personale e per comprendere tutto questo attraverso l'averlo toccato. Con la Divine Connection è veramente facile, perché tu, facendo il processo, entri nello stato divino e nello stato divino ci sono un sacco di cose. C'è la verità, che ti è stato detto che non esiste. Ci sono le risposte a tutte le domande. Il fatto è che quando sei in quello stato non hai più neanche domande da fare. E ci sono tutta una serie di consapevolezze che quando sei distaccato da quello stato, non riesci neanche a descrivere. Tieni conto che quando tu sei lì, sei nello stato perfetto, che se ti porti in questa vita, e lo puoi fare perché quando tu poi apri gli occhi dopo il processo, apri gli occhi e puoi continuare a rimanere in quello stato. E in quello stato poi, più tu ci arrivi, più ti connetti a quello stato, più quello stato farà parte della tua vita. Non vuol dire che non soffrirai mai più, non capiterà mai più niente di fastidioso, ma vuol dire che saprai sciogliere le cose molto velocemente, diventerai un mago della manifestazione e molte cose non ti toccheranno neanche più. Infatti, se non so se sei già nel gruppo Divine Connection, comunque avrai letto il libro. Ad esempio, Esther
dopo che ha fatto il seminario della Divine Connection, ha passato un sacco di tempo e spero che lo sia ancora in uno stato di grazia incredibile. Nella testimonianza puoi aver letto che lei ha passato 40 giorni in stato di grazia e sta ancora continuando. Per cui tutto è possibile. Tutto è possibile, ovviamente metti in pratica, utilizza questo strumento che tra l'altro è bello, è piacevole, è divertente, ti fa stare bene subito e ci metti pochissimi istanti ad entrare in connessione. Non ci sono più scuse. Un abbraccio e al prossimo video.